Bentrovati a tutti voi. Dopo una fugace comparsa sul bacino del Mediterraneo, l'anticiclone si trova già sul viale del tramonto, incalzato a breve distanza da una figura depressionaria pronta ad intervenire sull'Italia con due distinte perturbazioni. Le prime infiltrazioni umide si faranno avanti già nel giorno di Natale, apportando un po' di nuvolaia al nord e sulle regioni tirreniche, con qualche debole pioggia possibile tra Liguria e Toscana. Poi ecco la prima perturbazione che si infrangerà nella giornata di Santo Stefano contro il bordo anticiclonico, uscendone indebolita ma riuscendo comunque a distribuire qualche pioggia sulle regioni settentrionali e lungo le regioni esposte verso il Tirreno. Una seconda perturbazione ben più attiva sopraggiungerà invece mercoledì 27, apportando tempo perturbato su diverse regioni con piogge diffuse e nevicate in montagna, a partire da 600-800 metri al nord, tra 1200 e 1400 metri al centro e al sud. A seguire, il possibile invorticamento della struttura proprio sull'Italia potrebbe poi arrecare ulteriori condizioni di instabilità atmosferica anche nella giornata di giovedì 28 dicembre, accompagnandosi inoltre ad un generale calo delle temperature. Venerdì 29 il tempo rimarrà instabile, probabilmente solo al sud, concedendo invece un netto miglioramento altrove, miglioramento che poi potrebbe confermarsi nei giorni del Capodanno su tutta l'Italia per un possibile nuovo rialzo della pressione atmosferica a partire da ovest. Dovremo naturalmente confermare. Con questo abbiamo concluso, non mi rimane che ringraziarvi per averci seguito, porgere a voi i miei più cordiali saluti e più sentiti auguri di buon Natale. A risentirci da Luca Angelini.